gli dai un po', e poi dopo te ne vai, capito? E poi te ne vai, ok. Appunti presi. Trovata! Ehi, ciao a tutti, io sono Cinzia e oggi siamo qui per fare la reaction alla caserma. Ragazzi, la caserma. Ho visto la prima puntata e sinceramente mi è piaciuta la prima. Vedremo come proseguirà. Intanto vediamo che cosa è successo insieme a voi. Se vi può piacere che io faccia queste reaction settimanalmente, mettete tanti pollicioni in su. E magari, quando è che esce? Mercoledì? Giovedì, se riesco, vi faccio la reaction direttamente? Non lo so. Ditemi voi se mettete tanti pollicioni in su e arriviamo magari a 3000 like, allora giovedì avrete la reaction. Se non arriviamo a 3000 like, l'avrete sabato o martedì, vedremo. Fate i bravi e mettete un pollicione in su. Intanto oggi c'è il taglio dei capelli, anche qui il taglio dei capelli, quindi vedremo come si comportano questi ragazzi. Andiamo subito. Ah, e se non sei iscritto al canale, iscriviti al canale. Eccoli, qui ci sono i ragazzi, c'è il nostro Ciupilan che abbiamo visto al collegio. E stanno entrando le ragazze, che loro non si aspettavano, perché alla caserma magari dicono no, non può essere ragazze, invece ci sono. Buongiorno. No, vabbè. Buongiorno. Buongiorno. Guardatelo lui. Se vi ricordate o se avete visto il video precedente sulla caserma sul mio canale, Ciupilan aveva detto: non so come farò senza le ragazze, perché giustamente alla caserma non penso ci siano ragazze. E quindi è super euforico adesso che ci sono le ragazze. Ma che cosa deve fare poi con queste ragazze? Monello Ciupilan. Mamma mia, che non ne hai mai viste ragazze. Nel mondo è pieno di maschi, è pieno di femmine. Che cosa è successo Ciupilan? Sembra che non le vede da, non lo so, millenni. Calmati, eh. Tre buone ci sono. Sopra c'è la bionda che è una fica e poi c'è l'altra anche che è una fica. Ma che cavolo, ma che senso ha? Quindi adesso sei lì per conquistare? Chi conquisterà? La bionda? L'altra, come dice lui, poi dice che ce ne sono tre. Vedremo chi sono. Vabbè, la bionda, la riccia sicuramente è molto bella. Vedremo che succederà. Beh, un po' di fessoni per scaldarci. Vabbè, ci sta comunque. Ci sta? Sì. Andiamo giù? Ah, iniziamo bene! Flessioni! Uno, due! No, aspetta, si vanno così. Uno, due! Non so neanche come si vanno le flessioni. Si capisce quando sono ginnica, vero? Andiamo. Ringraziate lui. Vai. 10. Mamma mia, due flessioni già erano collassate a terra. Iniziamo bene. Anzi no, iniziamo proprio male. Sarà dura qui, ragazzi, la caserma. Fa così freddo anche in camera? Sente freddo? Lo troviamo subito il metodo per riscaldarsi. Tutti giù per terra, fate i piegamenti insieme a me, forza. Anche le ragazze! Mannaggia la bocca, perché parla la bocca? Ecco, non si può dire nulla. Subito, fa freddo, riscaldiamoci con delle flessioni. Non sento freddo. Adesso, giù! Immediatamente. Insieme a me. Via, uno, due. C'è un caldo. Che caldo che fa, ragazzi! Dovete dire così. 5, non c'è niente. Più ridete, più continuo. 6, 7, ancora sento ridere. 8. No, vabbè, ma che cosa sta facendo precisamente lei? Devi abbassare le braccia, non il glutei. Il glutei, vabbè, comunque. L'altra con i tacchi, poveretta. Ne vedremo delle belle, ragazzi. Ah, però sei bravo. Iniziamo con i flirt. Cioè proprio così, pam, prima puntata, primo giorno e già massaggini. William Monellaccio, con la riccia, che non mi ricordo come si chiama, ma va bene, impareremo i nomi. Bravi, bravi ragazzi. Cioè, fate i bravi. Ma ti sei fa?
Copriamo ancora la giacca, senza Esatto, è perché giustamente tutta questa giacca, la maglia, mi fa un poco di fastidio, mi impiccia un po', dovresti togliere tutto. Ma vedi loro già, però c'è da dire che sono tutti maggiorenni, eh. Mentre al collegio tutti minorenni, qui no, maggiorenni. Vabbè, non esageriamo, eh. Vabbè. Questi due gemelli sono a lot to handle, cioè difficili da gestire. Ah già, lei è quella inglese che ha fatto l'Accademia, l'University of Sociology, quella di lì, che comunque è molto molto carina. E si è ritirata un pochino, avete visto, si è ritirata, non esageriamo adesso. Però gli piacciono i gemellini. Ah, sei bravo. Ha fatto la scuola. Ha fatto la scuola, ma vedevate che tipo faceva? Cioè, no, muovile queste mani. No, no. Hai fatto una scuola pessima, mi sa. Ma ti ho visto te con la biondina, che non è che vai. Secondo te ci sta? Come sì? Oh mamma, ragazzi, già iniziano. Secondo te ci sta? Secondo me sì, dai. Te con la riccia, te con la bionda, Basta andare nella loro. Però se non vai nella loro, devi stare un po' lì, gli dai un po', e poi dopo te ne vai, capito? Allora stai lì, e poi te ne vai, ok. Appunti presi. Dagli un po' quel contentino e poi te ne vai. Cioè devi far vedere che sei un po' quello nel mood, e poi stai tranquillo. Un po' nel mood, e poi tranquillo. Oh. Tutto chiaro? Penso, sì, ok, va bene. Se la bionda viene da te, si fa con te, amen. Stessa cosa, se la riccia viene, si fa con me. Ci scambiamo, amen, a me non interessa, capito? Ah, così pure scambi di coppia, evviva! La bionda con te, la riccia con me, poi la riccia con me, la bionda con te. Ragazzi, ma davvero? Comunque, gli appunti serviranno sicuramente. Guarda, sono due intenditori. Sono due intenditori loro, Dal letto, fiorellino, tesoro, piccolino, raggio di sole. Dai, su, è tardi. Ci sono un po' di differenze da questo risveglio e quello. Non vorrei mai essere svegliata così, è un infarto. Aiuto. Ti dovete muovere, sbrigare. Non ridere, hai qualcosa. Vedo che ridi troppo spesso. No? Tosta, è tosta questa, Sicuramente le ragazze l'ameranno, sicuro. Poi quando parlo con lei, gentilmente mi guarda. Ok. Chiaro? La sto parlando, mi deve guardare. Calmati. Sto guardando lei, Mentre faccio... Aspetto, ho sbagliato. No, non la sto guardando. 3, 2, 1, via. Eccoci qua, questi sono i veri allenamenti, da duri, da maci, da uomini, da donne possenti, da tutto. Vediamo che cosa succede, ragazzi, sono troppo curiosa, chi è che farà il tempo migliore? Brava. Butta giù la gamba, brava, bravissima, girati, brava. E Mattina è molto brava, bravissima. Ok. Bravissima. 2:16. 2 minuti e 16, ma brava! Sinceramente non so se io sarei riuscita a farlo, però mi piacerebbe. Solo che mi manca il fiato, penso che sarei svenuta prima del tempo. Braccia, tutta la gamba. Vai, su, bravo! Tempo si scopo, senti. Stop! 1:14. 1:14 per Williams. Tada! Vediamo gli altri. Vieni. Basso, strisce, veloce. Stop! 1:08, quindi ha battuto il tempo di William. E quindi è al primo posto Chupilan. Secondo voi qualcuno lo batterà? Vediamo. Ora Nicolas dovrà cercare di battere il record di George. Ragazzi, quando ci sono competizioni come in questo caso, secondo me loro ci mettono tutta la grinta. Sì! Aia, vedete Chupilan come sta festeggiando, dice dai, sbaglia. In piedi. 1:04. Papà, the winner is
è il The Winner Is, vabbè, come che si chiama? Aspetta, William, Nicolas, mamma mia ragazzi, aspetta con questi nomi. Va bene, Nicolas è il vincitore. No, gli tagliano i capelli. No, aspetta. No, no, avanti, non ci vado, no. Ecco, per essere stato bravo, taglio di capelli. Iniziamo ragazzi, si tagliano. Sei lo chignon. È più grande di un'arancia, i capelli vanno tagliati. Ma questa arancia o questa arancia? No, perché, cioè, devo capire, no? Cioè, questa o questa? Ce n'è be abbastanza, eh? Ma sono riccia, anche se ritaglio il volume è quello. Riccia, vabbè, diciamo riccia, io sono riccia. Lei li deve tagliare un pochettino. No, no, no. Sì, no, Matti. Venga qui. A me sembra più grossa la mia arancia. Non vi fate fregare, ragazze. Vi presto la mia arancia. È più grossa. Un pochetto vanno tagliati. Un po' cosa vuol dire? Così. No, sì, no. No, 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 no. Non è d'accordo. Presto la mia di arancia. Io penso che è molto più grossa la mia arancia, Tieni, tesoro, tieni, così non li tagli. Vabbè, vado in bagno prima. La mia idea era quella di scappare, riuscire a nascondermi da qualche parte, ma non nel bagno, perché quelli sono i primi posti dove va a vedere. Si sta nascondendo, non ci credo. Grande Mattina, ma tanto ti troverà, però grande. Ho trovato un armadietto alla fine del corridoio. Entra, aspetta, vai. Dentro l'armadietto, io non ci posso credere, è una grande. E se avessi avuto questa di arancia anziché la sua, cioè se avessi avuto questa non l'avrebbe tagliata, se avessi avuto questa è minuscola, avrebbe rasato la testa. Ma tagliamo, via. Oh, bel taglio, aiuto. Ma che cos'è quel ciuffo così? I gemelli hanno una chioma gigantesca, adesso li andranno a tagliare un bel po', mi sa. Mattina! Trovata! Ora tocca a te contare. Tipo nascondino. Giochiamo a nascondino, Mattina? No. No, dai, no, per favore. Giochiamo a nascondino, Mattina? No. Non li vuole tagliare proprio. Ma ha una chioma lunghissima, dai. Cioè, tre dita non sono nulla. No, raga, non mi faccio pelata per stare qua. Non deve essere pelata. Deve solamente tagliare un po' di capelli che le ricresceranno. Concordo, questa volta concordo. Fino a quando sono tre dita? Cioè, devono semplicemente riuscire a fare l'arancia. Al collegio tagliavano capelli lunghissimi, tipo alle spalle. Poco, poco, poco. Sì, sì, tranquillo, poco, 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 proprio pochissimo, cioè gli hanno tolto tutti i capelli. Ole, dai, stai bene. Pussa via, show. Se posso dire la mia, sta molto meglio adesso. Con quei capelli non si capiva niente, erano disordinati tutti. Non mi piacevano, sinceramente, così. Secondo me sta molto meglio, anzi, se li è scombinati, ma come glieli avevano fatti, era molto pulito e sistemato, il viso era molto più carino. Voi che cosa ne pensate? Adesso c'è l'uniforme, devi adeguarti all'uniforme. Uniforme, quindi capelli in ordine, completo, con l'uniforme. Te li ha tagliati malissimo, ma... lo so, ma io sto bene comunque. Ma non è vero, a lui gliel'hanno tagliati molto bene. A Ciupilan invece gli hanno fatto delle righe qui un po' troppo strane, tipo con la macchinetta, gli scalini già tagliati malissimo. Le stiamo facendo un favore, Mattina. Poi un giorno mi ringrazierà. Un giorno si ricorderà e dirà grazie, grazie mille alla... Com'è che si chiama questa comandantessa? Vabbè, a lei. Grazie, grazie per avermi fatto tagliare tre dita di capelli. Perché oggi sto molto meglio, perché... Boh, non lo so perché dovrebbe ringraziarla. No, neanche le forbici d'arma. Ero molto confusa, però mi sono fidata e ho fatto male. E ho fatto male. Le hanno tagliato tantissimi capelli a lei. Beh, a
lei hanno fatto un bel taglio, le arrivano qui. Comunque ragazzi, il video termina qui perché è finito, è finita, la prima puntata è finita. Spero che vi sia piaciuta, ditemi nei commenti che cosa ne pensate della caserma e se vi va un'altra puntata di reaction. E niente, io vi saluto, vi mando un bacione enorme e vi tantissimo, ci vediamo al prossimo video. Ditemi anche secondo voi chi si metterà con chi, chi avrà inciuci con chi, va bene? Ciao, vivi.